Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e da Gigi, siamo qui ritornati su Brawl Stars per andare a shoppare un po' di cose e anche a lanciarvi una sfida, anzi vi lancio immediatamente la sfida. Proprio oggi sono uscite queste nuove 13 skin delle squadre di calcio latinoamericane, la Master League, che costano 49 gemme l'una, infatti c'è quella del Boca Junior, ci sono insomma tutte queste squadre latinoamericane, a cui appunto Brawl Stars ha dato una skin per svariati brawler, in realtà sono tutte Shelly, Colt, Dynamite, che del primo se non sbaglio. Sì, sono solo loro. Sì, appunto costano 49 gemme l'una. E se questo video dovesse raggiungere i 4000 like, dai, non ci teniamo troppo alti, a 4000 like io le andrò a shoppare tutte ragazzi, dalla prima all'ultima. Dipende solo da voi. E mi raccomando ragazzuoli, ovviamente col codice creatore GGYT, tutto attaccato appunto nello shop di Brawl Stars. Mi raccomando, inseritelo anche in tutti gli altri giochi Supercell, è fondamentale per supportarmi. Grazie vero di cuore appunto per il supporto. Ma oggi ragazzi siamo qui per andare a shoppare Leon Dinosauro, che boom, lo andiamo a shoppare immediatamente ragazzuoli. È bellissimo ragazzuoli, che poi tra l'altro avete visto fa quell'animazione, ma adesso ve la faccio vedere meglio. E poi questi due nuovi gadget, quello di Spike che è molto interessante e quello di Edgar. Tra l'altro quello di Edgar ragazzi ieri ha costretto Supercell a fare una manutenzione perché mi sembra avesse un bug se non sbaglio. Infatti ieri per un po' di tempo è stato in manutenzione il gioco. Ora li potrei andare a shoppare anche con le monete, però lo sapete, io voglio shoppare tutte le skin dorate che costano davvero tantissimo di oro e quindi preferisco shoppare in gemme. Ci andiamo a prendere ovviamente anche quello di Spike, adesso ne andremo ad utilizzare un attimino tutti. Mi raccomando, non vi dimenticate i 4000 like per andare a shoppare tutte le skin della Master League. Iscrivetevi al canale se ancora non siete fatto ragazzi, mi raccomando, controllate di essere iscritti, se non lo siete iscrivetevi. E io ragazzi direi di partire con Leon, direi di partire proprio con lui. Andiamoci a rivedere l'animazione ragazzi, andiamoci a rivedere l'animazione, che spettacolo, che bello regà. Tanta roba, le skin di Leon hanno sempre un qualcosa in più. Ok, lo andiamo a selezionare. Io Leon direi di andare ad utilizzare in sopravvivenza. Che dite? Dai, direi proprio di sì. Siamo a 649 coppe, quindi non pochissime. Non proprio poche, quindi dobbiamo stare abbastanza attenti. Baule d'oro sbloccato su Clash Royale. Io ragazzi ovviamente vi ricordo che in questo periodo stiamo facendo un sacco di video di Clash Royale e Clash of Clans, oltre che di Brawl Stars. E stiamo caricando praticamente due video al giorno, quindi mi raccomando, non ve li perdete. Comunque guardate che belli i colpi di Leon. Mamma mia che belli. No raga, che spettacolo. Che spettacolo ragazzi. È veramente veramente bella questa skin. Noi comunque intanto il dubbio ci andiamo a fare un pochino tutti i power up che ci troviamo per la strada. Mi sa che stanno tutti camperando raga. Ok, una rosa ha appena utilizzato il gadget. No, contro un mio simile. No, oh, quello è Mortis però. Mortis ha ucciso sia la rosa che il Leon. Oddio, regà, GG per quel Mortis. Dobbiamo stare molto attenti. Oddio, no, l'Edgar. Oddio, l'Edgar c'ha anche la ulti. Oh mio Dio, ragazzi, quell'Edgar c'ha anche la ulti. Il problema, regà, è che io mi stavo allontanando al... infatti, perché ho visto qualcuno qui. L'avevo visto, sto gelindo. Vabbè. Oh, ah no, se ne va. Ok, vattene. Meglio. Ci prendiamo noi questi cespugli. Ve l'avevo detto, regà, staranno tutti a camperare perché a ste coppe diventa un po' difficile sopravvivenza più che altro. Nelle 3v3 se hai una squad, se hai qualcuno con cui giocare è già un po' più facile, ma in sopravvivenza a queste coppe, soprattutto perché camperano un po' tutti, diventa un po' più complicato. Allora, proviamo a giocare una copia, vediamo dove va. Se ne va di là. Ok, fatto fuori il Mortis. L'Edgar ci fa fuori la copia, ma non ce ne frega niente. Oh, Gelindo! Che fai, Gelindo? Monello? Monello che non sei altro. E niente. Vabbè, allora falla caricare anche a me. Falla caricare anche a me. Vabbè, ok. L'hai fatta caricare anche a me la ulti. Va bene. Raga, adesso dobbiamo stare molto attenti. Io la ulti. Però ho visto che parecchia gente... Io mi sa che vado a far fuori il Gelindo. Allora, aspettate, proviamo a usare una copia. No, mi sa che il Gelindo è andato a farlo fuori l'Edgar. Raga, no, aspettate. Raga, mi dispiace, ma... ci stava. Mannaggia, raga, abbiamo sprecato la ulti. Abbiamo sprecato la ulti, ragazzi. Se l'aspettavano fosse una copia. Mannaggia. Però almeno io lo tengo sotto controllo, quel Mortis. Almeno l'ho tenuto un pochino sotto controllo. Ok.
Oddio, no, regà, Ledgar. Mamma mia, Ledgar ha pure saltato. Va bene, ragazzi. La seconda posizione però ce la siamo portata a casa. C'aveva troppi power-up questo Ledgar. Tanta, tanta roba, regà. E ribadisco, bellissima questa skin di Leon. Veramente bella. Con Spike, ragazzi, con Spike, direi che possiamo andare a giocare in Foot Brawl. Vediamo un attimino che cosa succede in Foot Brawl con questo nuovo gadget. Attenzione, attenzione. Già abbiamo delle nuove skin della Master League, delle squadre latinoamericane. Attenzione, attenzione anche a quello stecca, ragazzi. Ah, qui ci dovrebbe essere un El Primo. Mannaggia, Mortis, dove va? No, regà, ma già è morto pure il nostro El Primo. E niente, sono morti subito tutti i miei compagni. Ok. Ok, vediamo. Tanta roba, regà. Ok, ci siamo protetti, eh. Cioè, penso che se fosse entrato l'ultimo colpo di Sandy sarei morto. Mannaggia. Vabbè, raga. Vabbè. Dai, bravissimi. Cioè, bravissimi. Insomma. Vedete che cura il gadget, raga. Quando viene distrutto, prende cura quell'intorno. Tanta roba. Perché adesso Spike, sia con la prima abilità stellare che con questo secondo gadget, prende cura tantissimo. Cioè diventa... No, regà, ma c'era pure l'El Primo. Cioè prende, non hanno fatto fuori nessuno. Pensavo almeno l'El Primo l'avessero fatto fuori. Mannaggia, ragazzi. Allora, giochiamo la ulti lì perché ho visto che c'era qualcuno. E vabbè, niente, ragazzi. Ma che... Mamma mia, se la vedo male. Ok, ho la ulti. No! L'ha distrutto, ma mi sono dovuto allontanare perché sennò i rimbalzini di stecca mi avrebbero preso in pieno. Quindi non ho potuto usufruire della cura del gadget. Mannaggia la miseria. Oh no. Ok. Beh dai, Mortis, ma che... Oh, ok, meno male, va. Meno male, c'aveva tutti i colpi carichi. Perché dico che non è che ha usato la ulti perché c'aveva i colpi scarichi. Dai. Ok, però l'ho fatto fuori anch'io. Almeno l'ho fatto fuori anch'io. Mannaggia, se riuscivamo a segnare, se fossimo riusciti a segnare. Ma l'El Primo che non ha dato una mano al Mortis, cioè l'El Primo era rimasto lì davanti. Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando. Raga, mamma mia, rip. Dai, usa sta ulti. Dai. Forza. Mamma mia, no, ma mo si distrugge tutto, ragazzi. Noi fino adesso abbiamo resistito perché ci avevamo... Ok, ho buttato la palla. Dai, è il primo. Palo! No! No, regà, non è riuscito a uccidere l'altro il primo per poco. Mannaggia la miseria. Si poteva vincere, a un certo punto si poteva vincere, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Allora io andrei ad utilizzare atterraggio violento, va? E continuerei in Foot Brawl. Ora, non lo so quanto sia forte questo gadget. Sicuramente è buono, però Ledgar è devastante grazie al primo gadget. A parte che adesso era completamente fuori dal meta, quindi... Diciamo che in questo momento aveva un po' perso punti nel meta del gioco. Magari questo gadget può dargli quella cosa in più, però la vedo anche abbastanza difficile. L'unico problema, ragazzi, è che abbiamo 3 brawler contro che soffro tantissimo. Ems è un anti-tank, quindi in questo caso magari anche un anti-Ledgar. Stu pure. Allora, vediamo di atterraggio violento. No, niente, non ce l'ho fatta. Oddio, bravi, vai. Non potete non segnare. Let's go, ragazzi, let's go. Ah, ma potevo usare il gadget, ragazzi. Cioè, effettivamente questo gadget va utilizzato con la ulti. Cioè, sarebbe tanta roba. Oh mio Dio. Regà, male. Pensavo di farcela. Cioè, tipo, io adesso posso usare il gadget, andare di atterraggio violento. Mamma mia, regà, il gadget effettivamente ti fa resistere un botto, eh. Ora qua ho usato male la ulti più che il gadget, Però era per testarla. Cioè, per testare, scusate, il gadget, quindi per testarlo. E porca miseria ti fa resistere un botto. Cioè, è buono, però hai molte meno ulti da giocare con Ledgar. È molto meno frenetico il brawler con questo gadget. Però potrebbe essere un po' più tecnico. Un po' più tattico. Cioè, tipo, io adesso faccio così.
Così li piglio tutti e con questo nuovo gadget, regà, è devastante. Beh, oddio, con questo nuovo gadget, in questi casi dove più nemici si mettono vicini, sei devastante. Tanta tanta roba in realtà. Devo un attimino rivalutare sto gadget. Cioè l'altro ti permette di caricare una ulti ed è devastante, però effettivamente se riesci a giocartela bene, non hai bisogno di caricare troppe volte la ulti, quest'altro è sicuramente meglio. Comunque ragazzi, vi ricordo 4000 like per andarmi a far shoppare tutte le skin della Master League, quindi tutte le skin di queste squadre latinoamericane spettacolari. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Vi ricordo il codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Brawl Stars. Per supportarmi ci andiamo a prendere questi raddoppi gettoni gratis nello shop. Per me è tutto e ci troviamo dopo alle 18 con un altro video qui sul mio canale. Ciao ragazzi!